rendete a Cesare quello che è di Cesare e a Dio quello che è di Dio. Per inquadrare questa parola di Gesù, vorrei ricordare che noi in queste prime puntate ci stiamo dedicando a riprendere, a ritornare sulle 10 parole che ho scelto tra le tante in cui Gesù parla di Dio. Ecco, qui Gesù parla di Dio. Rendete a Cesare quello che è di Cesare e a Dio quello che è di Dio. Questa massima evangelica ricorre in bocca a Gesù in risposta a una domanda trappola che gli fu tesa dagli erodiani da una parte e dall'altra dai farisei. I primi erano partigiani della dinastia di Erode ed erano collaborazionisti dei romani. Gli altri, i farisei, osteggiavano l'autorità romana. La domanda era biforcuta: è lecito o no pagare le tasse all'imperatore? Come farà stavolta Rabbi Gesù a non farsi incastrare? Se risponderà no, non è lecito, si metterà contro l'autorità imperiale e gli erodiani lo potranno deferire al tribunale di Pilato come ribelle e sovversivo. Se risponderà sì, si alienerà il favore del popolo ostile all'occupazione straniera e si ritroverà isolato. Sappiamo la risposta di Gesù, ma la dobbiamo rileggere facendo attenzione a un dettaglio apparentemente marginale. Gesù non usa il verbo dei suoi provocatori, il verbo dare, non dice date a Cesare e date a Dio, ma rendete, cioè restituite a Cesare, come a dire ci sono tante cose che non sono davvero nostre, e anche di salute, benessere, istruzione, lavoro, anche del pane quotidiano siamo in debito con la società e con lo Stato, insomma con Cesare, l'imperatore. Rendete a Cesare quello che è di Cesare e a Dio quello che è di Dio. La novità più provocante Gesù la introduce con l'altra metà della sentenza, della massima, e rendete a Dio quello che è di Dio. Gesù però non dice 50-50, il 50% a Cesare e l'altro 50% a Dio. Dunque non più o Cesare o Dio, ma neanche un po' a Cesare e un po' a Dio. Pertanto l'accento cade sulla seconda parte della risposta di Gesù. Perché? Perché solo Dio è l'assoluto, a Lui solo appartiene tutto, solo Cristo è il Signore di tutti, anche di Cesare. Non si deve dimenticare che l'ideologia imperiale considerava il re un Dio in terra, come infatti recitava il denaro da versare in tributo: Tiberio Cesare, figlio del divino Augusto, pontefice massimo. Rendete a Cesare quello che è di Cesare, ma a Dio quello che è di Dio. Di qui due conseguenze. La prima: non pensiamo che il servizio a Dio ci sgravi dal servizio agli uomini, perché il servizio agli uomini è anche una parte del servizio a Dio, ma neanche crediamo di poter regolare i conti soltanto con Dio. Insomma, non possiamo dividere la vita un po' a Dio e un po' al mondo, ma siamo chiamati a donarla a Dio per la vita del mondo. Per la vita del mondo. Grazie.